Essere o non essere, tutto qui. È più nobile per l'anima sopportare impavidi colpi e le frecciate della fortuna ostile, oppure davanti all'oceano dell'infelicità rifiutarsi, dire di no e farla finita. Morire, dormire, nient'altro. E in quel sonno placare tutti gli spasimi del cuore, annegare tutte le infinite miserie di cui schiava la nostra carne. Perché mai non arrivare a questa conclusione? Morire, dormire, sì. E in quell'oblio sognare. Ma questo è il punto, perché in quel sonno di morte, quali sogni potremmo avere una volta liberati da questa spoglia mortale? Quali incubi ci perseguiteranno? Ecco che cosa ci ferma, ecco il motivo che dà alla sventura una così lunga vita. Perché infatti sopportare le frustate, l'ingiuria del tempo, la violenza degli oppressori, le offese degli arroganti, l'agonia di quando si soffre per amore, le lungaggini della legge, l'insolenza di chi comanda, gli affronti che il paziente merito deve subire da chi non vale niente, quando in un istante potremmo mettere fine a tutti i nostri mali con un piccolo pugnale affilato. Ma perché portare fardelli e sudare, imprecare per tutte le fatiche cui la vita ogni giorno ci costringe? Ma un motivo c'è. Abbiamo il terrore di qualcosa dopo la morte. Il paese inesplorato, da cui confini nessun viaggiatore ritorna. È questo che paralizza la volontà e ci fa affrontare i mali che già abbiamo e conosciamo, piuttosto che farci fuggire verso altri lidi che ci sono ignoti. Sì. È proprio la coscienza di tutto questo che ci rende vigliacchi. E così il colore della decisione si offusca e va stemperandosi negli oscuri riflessi del nostro pensiero e perfino imprese che sarebbero di grande importanza proprio per questo motivo si dirottano dal loro giusto corso e perdono anche il nome di azione.